Sono Kate Woodcroft e sono qui a rappresentare la pubblica accusa. L'imputato, James Whitehouse, è rappresentato dalla signorina Regan, che siede alla mia destra. Il caso in questione riguarda un evento che ha avuto luogo tra due individui. James Whitehouse, l'imputato, e una giovane donna di nome Olivia Litton. Il signor Whitehouse, come dice sua signoria, è un volto familiare. Perché è membro del Parlamento e fin quando non è stato accusato di tale reato, ministro del governo. È sposato e ha due bambini piccoli. Olivia Litton era una sua collaboratrice parlamentare. Ha iniziato a lavorare per lui nel marzo dello scorso anno e a maggio i due hanno intrapreso una relazione. Una relazione consensuale, interrotta dal signor Whitehouse il 5 ottobre. Poteva concludersi così, ma è andata diversamente.